La rassegna stampa è offerta da... Buongiorno e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Vediamo insieme le principali notizie della giornata. Apriamo con il quotidiano romano Il Messaggero. Il governo oggi esamina un pacchetto di misure per rilanciare l'economia. Fornero, meno tasse sul lavoro, via il nuovo piano sui giovani, imprese, fisco e burocrazia. Per la cronaca, boss ucciso in spiaggia, uno dei capi degli scissionisti di Scampia, vittima di un regolamento di conti. Paura a Terracina, killer della camorra, sparano tra i bagnanti. Per invece lo sport, la bufera su Conte, giudici tifosi, Antonio Conte meno sfortunato di altri tesserati. Ieri in conferenza stampa, accompagnato dai suoi legali, ha sparato cannonate contro la Corte di Giustizia federale, giù Sansone con tutti i filistei. La stampa, il welfare, presto nuove misure per i giovani, Bonanni apre un Monti bis, legge elettorale, Letta, accordo vicino. Governo al via il piano d'autunno, oggi confronto fra premier e ministri, Fornero troppe tasse in busta paga. Per i focus invece il summit Merkel-Hollande, la Grecia resti nell'euro e rispetti gli impegni. La crisi europea, gli economisti, i mercati nervosi, ma il clima migliora. Scendiamo al sud con la Gazzetta del Mezzogiorno, schiaffo al Lecce, la Serie B al via senza l'ultimo verdetto. La ripresa parte dai giovani, oggi Consiglio dei Ministri sulla ripresa, provvedimenti per industrie e infrastrutture, tagli agli aeroporti, la Fornero anticipa presto il piano, sulle buste paga troppe tasse, prende corpo l'ipotesi di un voto anticipato, Bonanni lancia il Monti bis. Per l'estero invece la Merkel, Grecia nell'euro ma deve fare le riforme. A Taranto invece... Ferrante i sindacati, aspettiamo l'AIA per investire, l'ILVA, il procuratore ai tre custodi, ora stop alle emissioni. L'allenatore della Juve non ci sta, Petrucci, basta, Conte è furioso e attacca i giudici tifosi, che vergogna, dice l'allenatore. Con la Gazzetta di Lecce invece apriamo con un fatto di cronaca, tragica avvenimento in famiglia, anziano docente accoltella il figlio mentre dorme, un dramma familiare scandito da continue lite con i genitori e pretese di denaro. Ancora cronaca a Tuglie, torna la paura per i ladri di bambini, ieri la denuncia di un altro caso, minacciato con un coltello, 14enne sfugge al sequestro. Per la festa a Lecce c'è Sant'Oronzo, la festa va in scena tra riti religiosi, colori e spettacoli. Per la cronaca a Lecce rapina in banca, una cliente ci rimette 300 euro. A Magliano invece pistolettate contro l'ingresso del Bar delle Rose. Per il nuovo quotidiano di Puglia, grave un 37enne di Taviano, il padre, un professore in pensione, non sopportava il suo modo di vivere, coltellate al figlio fannullone. Invece la sorpresa nell'estate rovente, si pattinerà per un mese, nel caldo spunta la pista di ghiaccio. Si apre oggi con Sant'Oronzo, Lecce in festa, il vescovo, tutti alla processione. Per la cronaca spara tra i bagnanti e panico, Torre Chianca, follia in pieno giorno, caccia ad una smart. Per le pagine interne dedicate a Lecce, ore 19, stop al traffico, inizia la festa, fino a l'una niente auto, pronti 10 parcheggi e 9 bus navetta per raggiungere il centro cittadino. L'invito dell'arcivescovo, partecipate alla processione, per la vigilanza invece attiva un piano per il decoro e la sicurezza. I biglietti delle giostre in primo piano da Utilia e Montinaro, diamoli alla Caritas, 8 blocchetti omaggio ad ogni assessore. Per la cronaca, un 14enne volevano rapirmi, ora indagano i carabinieri, sporta denuncia contro ignoti. Minaccia col taglierino una cliente e poi fugge dalla banca con i soldi, accaduto a Lecce presso la filiale della Banca Puglia di Viale Leopardi. La sorpresa dell'estate a Lecce, si pattina sul ghiaccio ad agosto. Operai al lavoro per sistemare la pista nell'area del Carlo Pranzo. Per la cronaca invece il locale in provincia, a Magliano, 3 colpi di pistola contro un bar, in azione 2 individui in moto. Il gestore, nessuna richiesta estorsiva.
Concludiamo con lo sport. Abete manda il Lecce in C e fa giocare subito il Vicenza. I legali al TNAS, sospendete il provvedimento. E questa mattina è importante incontro tra il nuovo e vecchio presidente del club, un summit Tesoro Semeraro. C'è da risolvere la grana ingaggi, non sono escluse sorprese. La rassegna termina qui, ci vediamo più tardi con il TG. La rassegna stampa è stata offerta da...